Pieno di turisti, i senesi veri. I senesi veri vanno al centro della piazza per seguire, per vedere il palio. Stanno ancora entrando le varie contrade che prendono parte alla passeggiata storica. La passeggiata storica che a detta degli stessi senesi è noiosa, è lunga. Contrada per contrada si entra con vari personaggi, con gli alfieri, gli sbandieratori che si fermano più volte per fare il loro numero. Entrato in questo momento Val di Montone, vedete i due alfieri di Val di Montone che stanno sbandierando. Una passeggiata lunga e forse anche noiosa, ma che serve poi? Serve per creare l'atmosfera, l'atmosfera che dovrà esplodere in 1 minuto e 20 secondi, tanto dura la corsa del palio, 1 minuto e 20 secondi. Vi racconteremo nel corso di questa telecronaca che cosa è, o cercheremo meglio di raccontarvi cosa è il palio di Siena. Ci aiuterà Silvio Gilli, senese vecchio, posso dire Silvio vecchio della radio, eccolo qui accanto a me, che sta qui per fare la radiocronaca e che prima di fare la radiocronaca mi darà una mano per spiegare meglio il palio ai non senesi. Ormai sei divenuto veramente un esperto, soltanto che per qualche aspetto, per qualche particolare sì, ti posso essere utile. Infatti vedi, questo è il capitano del popolo di una contrada. Ebbene, chi è il capitano del popolo? È colui che subentra al consiglio di amministrazione detto seggio e nelle vesti quasi di dittatore è il padrone della contrada nel momento del palio. Ecco, perché in fondo dobbiamo dire che il palio è un po' come una guerra, cioè mentre una contrada è amministrata nel corso dell'anno da un governo, diciamo, regolare, una specie di presidente della Repubblica, il priore, il seggio, eccetera, durante il palio, quindi come durante una guerra, sono i militari che prendono in mano il potere. E sono i militari, cioè il capitano, che decide un po' tutto, cioè decide a quale tantino affidare il cavallo che la sorte ha assegnato alla contrada, decide quanti e come si possono spendere i soldi che i contradaioli sottoscrivono. Questa è la bandiera del Val di Montone, se non sono errato. E decide soprattutto, come dicevo, come spendere i soldi. Perché? Perché forse un non senese può supporre che questa sia una gara sportiva. Non è. Cosa sono le contrade? Le contrade sono degli enti morali territoriali che si formarono quando nel 1555 la Repubblica di Siena cadde. E allora, per mantenersi in armi e per cercare ancora di cacciare l'invasore, in quel caso gli spagnoli, allora anziché le compagnie militari si formarono le contrade e una delle manifestazioni più importanti, cioè il palio, divenne al centro dell'attenzione, ma lo scopo era la libertà. Ecco, possiamo dire che in fondo il palio è la ritualizzazione di una guerra, è un po' come una guerra. Sono direzionati attraverso varie gare. Sì, i padroni dei cavalli che vengono scelti li portano a correre a spese del comune. Sono di solito 30, 35, 40. I 10 capitani del popolo delle 10 contrade che corrono ne scelgono un lotto di 10. Guarda, qui c'è una caduta spettacolosa. Ecco il cavallo alla curva di San Martino, che era andato dritto. Ecco, scelgono un lotto di 10 badando a cosa? Badando che ci siano in fondo tagliate le punte, sia superiori sia inferiori. Cioè né cavalli troppo buoni, né cavalli troppo lenti. Infatti l'anno scorso uno di questi cavalli in gara oggi, e cioè Panezio, venne scartato per manifesta superiorità dopo aver vinto 4 pali. Ecco, Panezio correrà anche oggi, però oggi non ci sarà l'accoppiata Panezio-Aceto. Cioè Aceto, va detto che tutti i fantini qua hanno un soprannome, Aceto è forse il fantino più famoso degli ultimi anni a Siena. Ecco, vedete queste corse. A questo punto il 29 scorso, mi ricorda Silvio, è stato fatto il sorteggio, cioè i 10 cavalli scelti sono stati, ecco un fantino che è stato disarcionato. Questi cavalli sono cavalli piuttosto nervosi, eccolo qui, vediamo il fantino che ritorna piuttosto sconsolato sui suoi passi. I contradaioli dal bordo gli chiedono perché è caduto e lui sta spiegando in che maniera è riuscito a farsi buttare per terra. Vengono sorteggiati, cioè la sorte nel palio ha un'importanza abbastanza determinante. Non è sufficiente ovviamente, ma intanto come dato di partenza bisogna avere un buon cavallo. Ecco, altre gare, il primo girato, gli altri tre, tutti uno presso l'altro a sbattere contro i materassi che vengono posti, e vedete poi senza fantino continuano a correre, vengono posti sulle staccionate alla curva di San Martino. È pericoloso per i cavalli. Ecco, ma vediamo adesso il momento del sorteggio. I musici del comune che suonano le loro chiarine. Tutta
Siena è su questa piazza in questo momento, registrazione fatta il 29 scorso. Vediamo adesso il sindaco, ecco il sindaco di Siena, che dichiara gli abbinamenti. E adesso vedremo le reazioni dei contrarioli. Questo è un contrarioli un po' arrabbiato. Bruco! Barbaresco, ecco, il barbaresco che adesso ha saputo qual è il suo cavallo. Non ci spieghiamo però questa gioia, perché questo è il barbaresco del bruco. E il bruco non è un buon cavallo questa. Quindi non si capisce perché sia tanto contento. Probabilmente tra un po' gli spiegheranno meglio le cose e si calmerà. Chi è il barbaresco? Il barbaresco, Legioni del Palio, è un uomo importantissimo, perché è l'uomo che ha in consegna il cavallo e sul cavallo deve vegliare. Vediamo ancora un altro sorteggio. Questo non sembra molto contento di come stanno andando le cose, ma ancora 10. Ecco, tante contrarioli che vengono a prendersi il loro cavallo, mentre qui in piazza sta continuando la passeggiata storica. Vedete la tensione di questa donna? Ecco, questo è l'Aquila che ha avuto Rimini. Rimini è un cavallo, forse il secondo cavallo in ordine di importanza in questa piazza dopo Panezzo. Vedete, sono i contadini dell'Aquila che sono felici perché hanno avuto Rimini. Ha vinto due pali questo cavallo. Ed ecco la loro gioia. 5. Siamo tornati in telecronaca diretta in questo momento con queste immagini. Questi sono faggetti che segnano una specie di linea di confine ideale tra le 10 contrade che prendono parte al palio e le 7 contrade che non corrono. Le bandiere che vedete in fondo dietro quei bambini sono quelle della torre, e questo è il duce di un'altra, il capitano del popolo, duce di un'altra contrada. Non sappiamo di quale contrada è, lo chiediamo a Silvio. È sempre della torre, che è la prima delle contrade che non prendono parte a questo palio, che sfilano. Vi dicevo appunto prima che 17 contrade non possono correre, per cui 10 corrono. L'anno prossimo, a luglio, correranno le 7 che non hanno corso, più tre contrade che estratte a sorte tra le 10 che corrono questo luglio. Ad agosto è la stessa cosa, corrono 10 contrade, ancora una registrazione, vi dicevamo del cavallo. Beh, non è un filmato, un Ampes, comunque Silvio, è il cavallo, questa è la giraffa, la contrada della giraffa, e vedremo dove viene costruito il cavallo. Lucchetti, perché tante precauzioni? Beh, prima di tutto, dentro queste stalle di contrada entra solo il cavallo del palio e nessun altro cavallo. Il cavallo è considerato sacro perché è il solo che vince, cioè può vincere senza fantino, ed è l'unica corsa al mondo che un cavallo vince senza fantino. Infatti viene anche benedetto nella chiesa. Sì, lo vedremo tra il palio. Entra con i paggi a lutto e con un paggio che porta su un vassoio d'argento uno zoccolo del cavallo morto. Ecco, qui vediamo. Senti, io sono andato a cambiare per commutare i cicli. Stanno chiedendo informazioni su come sta il cavallo, come ha dormito. Ieri un contadaiolo dell'Aquila mi diceva, non è una stalla la nostra, è un salotto, cioè ogni cura viene messa per far sempre migliore la stalla del cavallo. Casa del cavallo, la casa. C'è qualche stalla che è addirittura affrescata, oltre ad avere il bagno per il barbaresco e per il fantino. Questi bambini stanno intonando i cori che sono gli stessi per tutte le contrade, cambiano solo le parole. E viene chiusa la porta perché non ci siano sorprese, perché nessuno vada a turbare il sonno del cavallo. Ecco ancora in telecronaca diretta il centro della piazza, vedete quante sono le persone che si sono assiepate, ma lo spettacolo di Siena in questi giorni, che è al culmine in questo momento, è uno spettacolo che dura da 2-3 giorni. In ogni contrada ci sono manifestazioni interessanti che vale la pena di seguire. Sono ancora gli sbandieratori della torre che sono entrati in questo momento all'interno della piazza. Il giro della piazza è lungo, le soste sono tante. Qui sotto dal palco, sotto il palco dal quale vi parliamo, sotto il balcone dal quale vi parliamo, siamo ospiti del Circolo degli Uniti, uno dei più, probabilmente il più antico circolo d'Italia. Ringraziamo dell'ospitalità che ormai da 4 anni si rinnova. C'è qui un'altra sosta, e la sosta c'è qui perché una volta qui c'era la sede del Granducato, cioè c'era il Granduca di Toscana che assisteva al palio da questa posizione. E c'è un episodio che tu vuoi raccontarmi, Silvio? Sì, Leopoldo II, detto Canapone,
assisteva al palio e la contrada del Nicchio cadde e il cavallo passò solo, naturalmente ritenevano che vincesse quello dietro, invece lui dette la vittoria al cavallo scosso. Grazie, scosso c'è senza Pantino. Qui siamo alla cena della prova generale, in un'altra contrada, nella contrada della Lupa. La prova generale si svolge ovviamente la sera prima del palio, cioè si è svolta ieri sera, e poi dopo la prova c'è in contrada una cena che si svolge all'aperto, con dipende dalla importanza della contrada, ci sono contrade poco popolose, ci sono 300-400 persone che prendono parte a questa cena, ci sono contrade molto importanti, si arriva a 900-1000 persone, una cena organizzata dagli stessi contradaioli che cucinano, che servono a tavola. Serve anche a raccogliere soldi questa cena, ma soprattutto più che raccogliere soldi serve a suggellare il patto perché tutto sia fatto per il giorno dopo. Quello è il Fantino che sta bevendo, ecco, non mancano gli scherzi di sapore tra i goliardico, l'alcol corre abbastanza a fiumi, ma non pensate, vedendo queste scene, ad una cena tra gente sì che canta, che vuole esprimere la propria gioia e il proprio augurio soprattutto per l'indomani. Perché anche questa cena è un rito, si chiama infatti la cena propiziatoria. Ecco, vi dicevo del coro, i cori sono praticamente uguali, la musica è la stessa per tutte le contrade, cambiano le parole. E nei versi, nelle parole ovviamente c'è l'esaltazione per il proprio simbolo e gli insulti o comunque la presa in giro per le contrade avversarie. Voi pensate che il contradaiolo vive la vita di contrada tutto l'anno. Ieri mi raccontavano un episodio, proprio mentre prendevo parte ad una scena come questa. Una persona che aveva bisogno di sangue per la madre, ricoverata in ospedale, era andata all'Avis a chiedere di mettere da parte una certa scorta, poi aveva mandato dei donatori, gli è stato risposto invece che lui era già coperto quanto scorte di sangue. Perché? Perché dei giovani erano già andati a donare il loro sangue. Lui non è mai riuscito a sapere chi fossero stati questi giovani che a sua insaputa erano andati a donare il sangue a sua madre. Questo è un pochettino lo spirito della vita di contrada, una vita che sì, ha il momento magico il 2 luglio e il 16 agosto, ma è una vita che si perpetua per tutto l'anno. La politica è bandita dalle contrade e intanto vediamo l'ingresso della seconda contrada che non prende parte al palio. Ed è la Chiocciola. La Chiocciola, mi suggerisce Gilli. È l'arrivare della Tartuca, che è la contrada di Gilli. Ma voi sapete che Siena è una città coinvolgente, cioè c'è un clima, venire qua, assistere al palio, vedere tutte queste cose da dentro e non prendere parte a una vita di contrada è difficile. Allora anche chi vi parla ieri sera si è un po' abbandonato a una scelta abbastanza irrazionale, perché le scelte della contrada per un non sienese sono irrazionali, ed ha scelto una contrada, ma ovviamente la scelta della contrada che ho fatto non condizionerà in nulla la telecronaca del palio che vi farò. D'altra parte, dopo 4 volte che venivo a Siena non potevo non diventare contradaiolo anch'io. E allora vi leggo su un foglietto che Silvio Gilli molto gentilmente mi porge l'elenco delle contrade che prendono parte al palio. Drago, il cavallo del drago si chiama Tobruk e il Fantino è il più famoso. Andrea De Cortes, detto Aceto, ma io intanto interrompo un momento la lettura di questo elenco che ho appena cominciato, perché siamo passati a un'altra registrazione. Questa è la vestizione, cioè qua è stato registrato poche ore fa, prima del corteo storico, siamo alla civetta. I ragazzi si vestono per il corteo storico, per la passeggiata storica. Sono abiti che vengono conservati, tirati fuori nelle grandi occasioni. E riascoltate il solito canto, cambiano le parole naturalmente. È un onore per i giovani delle contrade prendere parte alla passeggiata storica con i costumi, le comparse.
quando siete nella passeggiata storica, di cercare di portare un portamento serio. Non parlate fra di voi, non parlate nemmeno a quelli della piazza che vi possano salvare. Molto bello, avete ascoltato le raccomandazioni, ragazzi, non parlate tra di voi, conservate un buon portamento. Allora riprendiamo l'elenco delle contrade, la lettura dell'elenco delle contrade che prendono parte al pari. Abbiamo detto il Drago, Cavallo Tobruk, il Fantino e Aceto, il più famoso Andrea De Cortes, ha vinto 7 pari finora. Gli ultimi due pari li ha vinti in sella e in sella, no. Lapsus da non senese, qui non si corre in sella, si corre senza sella, si corre a pelo. In groppa a Panezio, Panezio che quest'anno corre con un'altra contrada. La Lupa, Cavallo Teseo II, Antonio Zedda il Fantino detto Valente, il nome ha poca importanza, qui è soprattutto il soprannome che conta. Nicchio, Cavallo Umbrino, Renato Monaco detto Grinta il Fantino, Bruco, Tessera il Cavallo, Mauro Matteucci detto Marasma il Fantino, Giraffa, ecco Panezio, Panezio è un cavallo che ha vinto 4 pali. Gli ultimi due, vi dicevo, o forse anche gli ultimi tre, con Andrea De Cortes e Aceto. Questa volta Panezio è montato da Loris Almes, Almi, detto Galletto. La Civetta corre con un cavallo che si chiama Timone, Fantino Vincenzo Foglia, detto Frasca. L'Aquila, l'Aquila corre con Rimini, Rimini cavallo che ha vinto 2 pali. In sella, un'altra volta ho detto in sella, sopra il cavallo dell'Aquila c'è Pier Camillo Pinelli detto Spillo, un fantino giovane, non ha mai vinto un palio ma ha preso parte finora a 4-5 pali. E pensate che per fare un fantino di palio occorre avere un po' di esperienza di piazza per diventare un buon fantino di palio. L'Istrice, l'Istrice il cavallo si chiama Tornando e il fantino è detto Ercolino e Adolfo Antonio Manzi. Poi c'è il Leocorno, cavallo La Matina, dicono che il suono di questa campana li colpisce direttamente allo stomaco, le vibrazioni basse di questa campana che si sente da molto lontano. Si sente anche da lontano Siena, portata dal vento. E comincia a suonare per chiamare le comparse che devono andare a fare la passeggiata in giro per la città, a rendere onori. Ringrazio Gilli che mi suggerisce la selva, l'ingresso della selva nella piazza del campo. Intanto qui è inquadrata la curva di San Martino, la curva di San Martino ed è la contrada, scusa Silvio, qual è la contrada all'angolo della curva di San Martino adesso? È il Montone. Quello di prima era l'Onda che entrava. No. Ed è l'ultima. L'ultima, ecco, l'Onda chiude la passeggiata storica. Intanto. No. Ne vedo un'altra, ho saltato niente di meno Loca. E non è da me tutto, ecco, questo. Fortuna che questo errore l'ha fatto Silvio Gilli, non l'ho fatto io, perché Silvio Gilli è un senese, a lui è consentito, io è meglio che non faccia questo errore. Ma dite una cosa per i non senesi, questa è l'unica manifestazione in Italia e forse nel mondo che non è organizzata dall'ente del turismo. Non so, Firenze è il calcio in costume, una riesumazione, diciamo, inventata dall'ente del turismo che non ha alcun addentellato, alcun aggancio con la realtà fiorentina. A Siena no, questo palio è fatto dai senesi per i senesi, i turisti, noi stessi che veniamo qui. Se veniamo ce ne stiamo tranquilli, siamo i benvenuti, ma se non veniamo in fondo per loro è lo stesso. È pagata da loro stessi, ci sono le sottoscrizioni durante la cena di ieri, i contradaioli sottoscrivono in caso di vittoria, cifre anche notevoli, c'è un giro d'affari direi grosso Silvio in questo ogni palio. Sì, ogni palio, siamo arrivati ormai a cifre insomma da fantasia come 50, 60, 70 milioni, probabilmente oggi no perché mancano delle contrade molto ricche come Loca, la Torre, la Tartuca, la Chiocciola, però c'è l'Istrice che è una contrada molto ricca e il Bruco che non vince dal 1955. A proposito del Bruco bisogna raccontare un episodio, il primo palio dopo la fine della guerra, palio della liberazione, c'era stato una specie d'accordo per far vincere la contrada del Bruco, correggimi se sbaglio Silvio, tu mi fai da notare. Di cui il protagonista, perciò lo so. Ah, però lo sai. Una specie di accordo per far vincere la contrada del Bruco, che era una contrada abbastanza popolosa e turbolenta allora, e si disse è bene far vincere la contrada del Bruco, accordo tra tutti. Se non che ci fu l'imprevisto, un ragazzo milanese, un fantino che aveva un soprannome strano, Rubacuori, il quale aveva un buon cavallo, correva col Drago.
Correva col drago, ma il tradimento fu da parte della tartuga. Nelle prime due mosse partì sempre prima. E allora la terza mossa, siccome il cavallo non ce la faceva più, venne portato via dalla piazza. E fu lì che avvenne il dramma. Il bruco credette di poter vincere, ma Rubacuori, che aveva preso due nerbate dal bruco in partenza, spinse il cavallo e riuscì a vincere con un cavallo che aveva 16 anni e si chiamava Folco. Oh, che successe a questo punto? I contrarioli del bruco, inferociti, strapparono il palio dalle mani dei contrarioli del drago e lo ruppero. Poi ci fu una riconciliazione anni dopo con una specie di ricostruzione di questo palio. Oh, il palio, parlavamo del palio. Il palio cos'è? Il palio qui viene chiamato familiarmente il cencio. Il cencio, cioè una pezza da niente. È un drappo affrescato che varia di anno in anno. Quest'anno è stato fatto dal pittore Olla e lo rappresenta Sallustio Bandini nel trecentenario della sua nascita. Sallustio Bandini è stato un grande economista che ha diretto e potenziato il Monte dei Paschi di Siena e ha inventato niente meno la cambiale. La cambiale. E quando entrerà il carroccio portando il palio, tutti i senesi in quel momento si rivolteranno a guardarlo. Per un non senese può essere veramente niente, in fondo è un panno affrescato, può essere più o meno bello, più o meno bravo il pittore che l'ha affrescato, per un senese è tutto. Il più antico palio conservato è il palio del 1719 che fu vinto dalla contrada dell'Aquila. Vorrei dire una cosa, che da qualche tempo i grandi pittori italiani fanno a gara di prendere parte alla pittura, diciamo, del drappellone. Tra questi c'è stato Guttuso, Cagli, Attardi, Decca. I turisti con le macchine fotografiche. Per avere un posto lì alla steccionata, questi signori si sono messi sicuramente almeno verso l'una o le due del pomeriggio. E c'era il sole qui fino a un'ora fa. Vedete per caso un poliziotto di servizio all'angolo della piazza. In genere l'ordine pubblico qui in piazza non viene svolto da polizia né da carabinieri. Perché? Perché gli animi dei senesi sono un po' troppo accesi in questo momento, quindi i vigili urbani meglio sanno comprendere certe esagerazioni. Se ci fossero poliziotti e carabinieri, troppo spesso vi sarebbero denunce per oltraggio pubblico ufficiale probabilmente. Vedete che mano a mano le comparse stanno continuando il loro cammino e poi quelli che hanno preso parte alla passeggiata storica si siedono in questa tribuna a loro riservata, così anche loro possono assistere al palio. Ci sono i musici del comune che hanno suonato la marcia del palio. E i turisti, alcuni dei quali, soprattutto gli stranieri, direi che sono abbastanza sconcertati, riescono a capire poco, però se tornano oppure se hanno l'opportunità di trovare un senese che fa ruolo da guida spiegando veramente il vero senso del palio, spiegando che non si tratta di una gara, ma si tratta di un qualcosa che dura tutto l'anno, di una rivalità tra contrarie che in fondo è una rivalità anche positiva, allora ritornano a Siena e si appersonano a questo palio. Avete visto la panoramica che guardava i palazzi con ogni finestra piena di personaggi, di pubblico, e avete visto anche sui tetti. Ecco il carroccio, i buoi che tirano il carroccio, sul carroccio il palio. Sentite l'urlo dei senesi. Ed ecco il palio di quest'anno dipinto dal pittore Olla. A destra la bandiera dell'Aquila, perché il territorio di quell'angolo fa parte della contrada dell'Aquila. Vedete appunto l'Aquila a due teste che vi dicevo prima, durante il periodo risorgimentale. Adesso il vento è finito, non si vede più la seconda testa. Comunque nel periodo risorgimentale una testa è stata tagliata ed è poi tornata al suo posto. Ecco che il vento spiega la bandiera e si vede. Sul carroccio
trainato da quattro boi, come avete visto, di razza chianina. Ci sono i trombetti di palazzo con le chiarine d'argento. Poi c'è un chierichetto che suona una martinella per chiamare i guerrieri alla benedizione che viene impartita prima della battaglia. E poi ci sono i quattro provveditori della Bicherna, cioè i quattro amministratori dell'antico Stato senese. Senti, Silvio, però non ho visto i rappresentanti delle cinque contrade soppresse. Forse seguono il carroccio. Ah, seguono il carroccio. Una corsa che dura un minuto e 20 secondi e un anno di sofferenze per questo drappello che vedete. Sì, sì, sì. Ecco, in il paggio che porta su un vasso, su un cuscino, una cosa che si chiama masgalano, è un piatto d'argento che viene dato alla contrada che ha meglio figurato in questa passeggiata storica. Però ecco, direi che questo masgalano è una esumazione recente ed è in fondo una cosa alla quale i senesi tengono molto poco. Sono stato strillato da una signora che è accanto a me perché dice che è una cosa, è una tradizione quella del masgalano del 600, è infatti masgalano è un nome spagnolo, ma io appunto dicevo che è stata una riesumazione recente di una usanza che c'era prima. Guardate. Ecco, questa è la celata abbassata del rappresentante di una delle celate delle contrade soppresse e intanto un'altra donna che viene portata via perché la calca, la ressa, il caldo l'ha fatta svenire. Gli infermieri sono pronti a portarla via, le coprono le gambe e la portano in punti già predisposti. E poco a poco le contrade stanno terminando la passeggiata. È il carroccio che in questo momento tutti i senesi stanno guardando, perché sopra il carroccio c'è il palio. Il palio è la balzana, l'insegna di Siena, bianco-nera. Perché Silvio, Siena ha questi colori, bianco-nero? Siena ha lo stesso stemma di Roma, la lupa che allatta i gemelli. I due che sono sotto... sono sì Romolo e Remo, ma Siena è stata fondata da Senio, fratello di Montorio, figlio di Remo. Sì, sì. E quando vennero, fuggirono i due fratelli, la dea Minerva, perché Romolo non li uccidesse, li fece coprire da una nuvola bianca a una nuvola nera, dato che avevano un cavallo bianco e un cavallo nero. E quindi questa è la balzana, lo stemma della città di Siena. Grazie, grazie. Mamma mia, Silvio Gigli è veramente straordinario. E d'altra parte Siena è la sua città. I contadaioli al centro della piazza che sventolano i loro fazzoletti. Ogni contadaiolo ha il fazzoletto di seta con i colori della sua contrada. Mentre vedete i musici di palazzo che stanno continuando a suonare la marcia del palio. Monotona, la passeggiata storica sta terminando, sta passando sotto di noi in questo momento. Ecco la campanina che suona per chiamare, come diceva Silvio, a raccolta i guerrieri. La campanina che suona sul carroccio mentre dietro vengono i rappresentanti delle contrade soppresse, delle cinque contrade soppresse, anzi delle sei contrade soppresse: Gallo, Leone, Orso, Quercia, Spadaforte e Vipera, che hanno sull'elmo il simbolo della contrada, ma la celata abbassata.
bellissime, guardate. Sta pulendo la pista intanto. I cavalli che sono passati hanno lasciato qualcosa, la campanina suona. Rumori, confusione, il campanone continua a suonare. I messianesi aspettano solo un momento, la mossa, cioè la partenza della corsa. Ecco, vedete anche sui terrazzini, mentre si sta mettendo a punto il meccanismo che dovrà far sparare il colpo di mortaretto che farà uscire i cavalli dall'entrone. L'entrone è l'ingresso del palazzo comunale. Colpo di mortaretto a segnare anche la fine della gara. Gara, però appunto cercavo di spiegarvi, non è una gara, non vince il migliore. Il Palio di Siena non è una gara sportiva nel senso più assoluto. Qui sono consentiti imbrogli, sono consentiti accordi segreti, sono consentite droghe. C'è stato un periodo in cui venivano stipendiati personaggi bravissimi nel dare ai cavalli sostanze eccitanti, però rischiose e pericolose, perché il Palio non è mai sicuro, l'orario della partenza non è mai sicuro, ci possono essere molte partenze false, quindi si può rimandare anche di mezz'ora. Rimandando di mezz'ora la partenza si rischia che, dando la droga a un cavallo, questo cavallo poi si addormenti o sia troppo nervoso al momento. Ecco, mi dicono di guardare il monitor, infatti vediamo portare i canapi che verranno stesi alla mossa, cioè alla partenza. La partenza del Palio avviene con un sistema abbastanza interessante e spettacolare. Vengono tesi due canapi, quelle funi lunghe che avete visto. Una è fissa e lascia però libero uno spazio di circa 1,5 metri, e l'altra invece è mobile, sarà il mossiere appunto a dare la mossa. Il mossiere si chiama mossiere, l'abbiamo scoperto qui a Siena, perché la mossa è la partenza. Farà calare la seconda fune, e mentre tra le due funi, tra i due canapi, ci saranno 9 cavalli, il decimo, che parte di rincorsa, è fuori. E la bravura del mossiere sta a far sì che il decimo cavallo entri tra i canapi di corsa esattamente nel momento in cui il primo canapo viene abbassato. Carroccio con figurazioni mitologiche. Ecco che il carroccio sta curvando a San Martino, questa è la famosa curva di San Martino, difficilissima poiché è in discesa, e infatti ecco i materassi, quelli là dove ahimè qualcuno va a sbattere e cerca così di attutire il colpo. Poi c'è una curva a gomito in salita, ma quella del casato, ma quella è molto più facile. Vedete che ci sono dei bambini che addirittura mettono la testa dentro i materassi. Naturalmente al momento della corsa questi bambini vengono tratti via, come questo che sta a cavallo ai materassi. Oh, i bambini di Siena fanno un gioco particolare, quello dei barberi, cioè delle palline di legno sulle quali sono dipinti a mano i colori del Palio, e fanno tutto un Palio per conto loro. Si mettono in una strada in discesa, fanno le stazioni a sorte, per cui sono 10 le contrade che corrono, e poi tirano le 10 palline per la discesa, e la pallina che arriva più lontano vince ovviamente il Palio. E qui i bambini respirano Palio da quando sono nati, vengono portati in contrada dove c'è un battesimo di contrada anche. Sì, il battesimo è una mia idea,
Io ho creato questo battesimo contradaiolo nel 1932 e naturalmente lo volevo fare per primo nella contrada della Tartuca. Invece, ahimè, siccome la Chiocciola, la mia rivale, aveva già una fontanella pronta, la mise per prima e la Chiocciola è stata quindi la prima a fare il battesimo contradaiolo. Perché il battesimo contradaiolo? Perché i bambini appartengono alla contrada per nascere. Velo, senza sella. Una volta, quando i cavalli erano più lenti, erano avvantaggiati i fantini di alta statura, perché avendo le gambe lunghe potevano stringere bene il cavallo con le gambe e avere le braccia libere per colpire con il nervo gli avversari. Adesso questi cavalli sono troppo veloci, sono molto veloci, fanno il giro in 1:19, 1:20, e quindi le nervate, la possibilità di dare nervate è molto limitata. La sbandierata di tutte e 17 le contrade, ognuno cerca di superare l'avversario, ognuno cerca di dare il meglio. Mentre è già pronto il vigile urbano che ha in mano i nervi da consegnare ai fantini, ecco il centro della piazza. È stato chiuso anche il barco dell'Onda, l'ultimo dal quale continuava ad affluire il pubblico anche durante la passeggiata storica. E a questo punto, Paolo, io ti saluto perché il mio tecnico Vannoni mi consegna il mio microfono, quello della radio, per la trasmissione diretta che andrà in onda stasera in differita alle 22:45 sulla rete 2. 22:45 sulla rete 2. Ciao Silvio, grazie. 22:45 sulla rete 2, quindi la rete cronaca di Gilli di questo palio. È tutto pronto. Ecco, il colpo di mortaretto sta per esplodere, entrano i fantini. Stanno entrando i cavalli nella piazza, ecco il vigile urbano che consegna i nervi di bue, nervi che servono a incitare il cavallo ma servono anche e soprattutto a colpire gli avversari. In questo momento i fantini possono ancora prendere accordi tra di loro, sono stati lasciati soli, erano stati custoditi fino a pochi minuti fa dai loro contradaioli, adesso possono parlare tra di loro, prendere eventuali accordi. Forse in questo momento si può vendere o comprare il palio. Adesso vedremo l'ordine con il quale entreranno tra i canapi cavalli. 10 cavalli per 10 contrade che corrono questo palio. Vi dico i nomi delle contrade. Drago, Lupa, Nicchio, Bruco, Giraffa, Civetta, Aquila, Istrice, Leocorno e Val di Montone. Ecco i fantini. Fantini che rischiano anche botte perché i loro contradaioli possono anche arrabbiarsi, pensare che abbiano fatto un errore volutamente per perdere il palio, venduto a un altro, ed è rischiosissimo per loro. Vincere si rischia di prendere le botte dai contradaioli avversari, perdere si rischia di prendere le botte dai propri contradaioli. Cavallo dell'Aquila a sinistra, Civetta, l'Istrice a strisce bianche e nere. Di Bruco. Sentiremo il mossiere come li chiama all'interno dei canapi. I cavalli sono nervosissimi, così come nervosi sono i fantini, la tensione del pubblico è al massimo. Vedete che i fantini stanno continuando a girare in tondo per far stare tranquilli i cavalli. Dovranno entrare chiamati uno per uno, ecco l'Istrice, chiamati uno per uno tra i canapi. Il mossiere sta aprendo la busta, ha il foglio in mano. Ha il foglio in mano sul quale è scritto l'ordine di entrata tra i canapi. Può chiamare, ecco, lo vedete adesso. Responsabilità anche quella del mossiere, anche lui rischia le botte. In questo momento immaginate le 16 contrade di Siena in lotta tra loro. Sentiremo la voce del mossiere,
c'è un microfono. Vai Andrea! Vai! Il drago entra per primo ed è Aceto. Se conserveranno questo ordine di partenza, Aceto parte contro lo steccionata, cioè un momento, è una partenza buona per lui, dovrà fare il giro più corto, almeno la partenza. Poi il nicchio del secondo cavallo a entrare. Tanto vedete che Aceto sta parlando con il fantino del nicchio. Drago, nicchio, civetta, aquila. Andate in giù con i cavalli, civetta, vai in giù. Vai giù, andate Panezio in giù con i cavalli. Il cavallo della giraffa, gira, Panezio, il cavallo aquila. Che in coppia con Aceto. Comincia a girare il cavallo, giraffa, va al tuo posto, giraffa al tuo posto. Andate in giù, tiratevi in giù. L'ordine sono Drago. Andate in giù. Drago, nicchio, civetta, aquila. Civetta, vieni al tuo posto. Montone, istrice, bruco. Andate in giù, lupa, andate in giù. E leocorno ancora lupa, fuori, leocorno partirà di rincorsa, cioè resterà fuori dai canapi, all'ultimo salirà, entrerà tra i canapi. Vedete i cavalli che sono molto nervosi, vedete il cavallo dell'istrice che non riesce a stare a posto, istrice, il non riesce a tenerlo cavallo, contro la steccionata, in fondo a sinistra, l'ultimo a sinistra è Antonio De Cortes del Coceto, il più famoso indietro fantino di questa piazza. Tutti indietro, vedete il via. Fantino del nicchio, il secondo cavallo da sinistra che sta tentando di trattenere il proprio cavallo, poi c'è la civetta, poi l'aquila gialla, poi dopo abbiamo il drago, poi leocorno, bruco, ancora l'istrice fuori, l'istrice ha preferito, il fantino dell'istrice, portare fuori il suo cavallo per farlo calmare, ma riescono anche altri. Evidentemente il mossiere ha rimandato fuori tutti i cavalli perché i cavalli erano troppo nervosi e quindi rientrano nello stesso ordine. Se i cavalli continuassero ad essere nervosi, il mossiere può cambiare, può mutare l'ordine di ingresso nei canapi, tra i canapi. Qualche secondo per far calmare i cavalli. Molto difficile fare il mossiere, proprio perché bisogna lasciare a tutte le contrade le stesse possibilità. Ecco che viene di nuovo chiamato Aceto, drago. Il drago, poi il nicchio. State calmi ragazzi, state la civetta, calmi poi perché l'aquila. Si va fuori diverse volte. Forza. Girate i cavalli. Girate quei cavalli. Andiamo poi giraffa, dopo l'aquila, gira, la giraffa, il montone, poi l'istrice. Metteli più in giù. Aquila! Aquila! Metteli fuori! Poi il bruco, gira. Ma il cavallo dell'istrice è molto nervoso. Andate in giù! Tiratevi in giù! Ecco il bruco che entra. Forza, montoni. Sono molto nervosi i cavalli, montone. In fondo il più giraffa, tranquillo sembra gira quel cavallo. Aceto, rimasti fuori ancora due cavalli. Per la seconda volta, la lupa è il leocorno che viene di rincorsa, girate. Cioè il leocorno entrerà, come tu, vi dicevo, tra canapi quando gira quel cavallo. Forza. Quando tutti gli altri saranno montone, pronti a posto. Istrice, forza! Aquila, aquila! Aquila, per la seconda gira. Volta il mossiere sta tentando di far stare aquila. Tranquilli i cavalli. Nell'ordine ve li ricito, guarda, ve li ricito anche per ricordarmeli, perché è difficile ricordarsi i nomi delle contrade accoppiate ricordo, vari colori, sono da sinistra vedrai. Il drago con forza. Aceto, andate più poi giù. Abbiamo giraffa, il nicchio, gira. Poi abbiamo la civetta, poi abbiamo l'aquila, giraffa. Poi abbiamo la giraffa, poi abbiamo il montone, così. Poi c'è l'istrice, poi girate, c'è il bruco, che poi c'è la lupa fuori e poi l'ultimo a sinistra, ancora più fuori, il leocorno che entrerà in corsa. Giraffa, fai posto per piacere! Girati! Girati! Sono otto i cavalli per ora a posto, ma in realtà non a posto, molto stai nervoso attento, sembra istrice. Il cavallo dell'istrice. Giraffa! Il bruco è fuori. Gira quel cavallo, no? Vedete come i contadaioli stanno seguendo queste vicende, avanti, la mossa avanti, è la parte forse lupa, più affascinante lupa, di questo palio. Lupa! Preparati, girato di qua! Dei fantini sono girati tesi al massimo. E aspetta lì, si calmo. Forza, girate! Oh! E il cavallo dell'istrice. Niente, mossa non valida, era stata l'aquila a prendere il comando, i fantini adesso faranno un giro
e torneranno al loro posto. Era stata l'Aquila a partire in testa con Rimini, ma la mossa non è stata valida, il colpo di spostamento è stato annullato. Ecco i contrarioli che adesso corrono per recuperare i loro cavalli e riportarli a posto. Mossa falsa perché era ancora fuori un cavallo che erano praticamente entrati in due di rincorsa. Il mossiere ha preferito richiamare i cavalli. I contrarioli sono corsi a riprendere i loro cavalli, adesso verranno ritesi i canapi. E Aceto con il drago proprio sotto di noi in questo momento. E il fattino del leocorno. Questo che vedete è il fattino della giraffa inquadrato in questo momento. Ecco i cavalli che tornano lentamente al loro posto. Tutta la tensione dei mesi e tutta la tensione degli ultimi tre giorni viene scaricata in questo momento, e quindi anche i cavalli risentono. Mi dicono in questo momento che stiamo per chiudere, perché il telegiornale sta per andare in onda, e allora chiudiamo per ora questa telecronaca. Nel corso del telegiornale vi daremo le immagini mentre i cavalli stanno per riprendere le loro posizioni, le immagini del palio. Purtroppo chiudiamo qui questa cronaca per riaprirla nel corso del telegiornale. Eccoci collegati di nuovo con Siena, la piazza che sta sfollando, la terza prova, la terza partenza sarà quella valida, sta per partire l'Ampex con la registrazione della gara, e i contradaioli della contrada che ha vinto torneranno qui tra poco per festeggiare qui nella piazza. Vediamo adesso le immagini della gara, 1 minuto e 20 secondi, ecco. Sono partiti, è in testa il drago con Aceto, seguito dall'Aquila, tutti i cavalli insieme verso la prima curva di San Martino, e Aceto col drago in testa che affronta la prima curva di San Martino, seguito da Rimini, il cavallo dell'Aquila, l'Aquila tenta di passare Aceto, l'Aquila tenta di passare il drago in testa, la prima curva del Casalto, seguito dall'Aquila, primo, dopo il primo giro, drago, poi Aquila tenta di passare all'interno, l'Aquila passa all'interno con Rimini, l'Aquila passa per prima al primo giro, il fantino dell'Aquila spillo, ma alla sua destra il montone, ma è sempre il drago, sempre l'Aquila in testa, scalzo, caduto il montone, sono passati sopra molti cavalli, e il cavallo dell'Aquila e Rimini in testa, secondo scalzo, il cavallo del montone, secondo giro, è l'Aquila che passa in testa, seguito dal cavallo del montone scosso, il cavallo scosso a vincere la gara, è Spillo, c'è la giraffa che viene forte, Spillo, il fantino dell'Aquila, sta tenendo bene il cavallo, controllando il cavallo del montone che è scosso, sta il cavallo del montone, è passato scosso la curva di San Martino, ultima curva del Casato, è il cavallo scosso del montone che vince il palio, Val di Montone vince questo palio. Val di Montone, cavallo scosso, ha vinto, ecco, questo palio. Il cavallo si chiama Quebel, il fantino è caduto. Io credo che queste immagini siano abbastanza eloquenti, sono immagini registrate mezz'ora fa circa. Val di Montone ha vinto questo palio con questo cavallo scosso, e c'è la festa adesso della contrada di Val di Montone, delle contrade tutta questa amiche, mentre grande disperazione forse dalle contrade che hanno perso, soprattutto nella contrada dell'Aquila che per un pelo non ha vinto questo palio. Da Siena abbiamo terminato, già troppi minuti abbiamo preso questo telegiornale.